l'unica cosa da fare è andare. Arriviamo a Modena e io la prima cosa che faccio, ma questo anche con la mia famiglia, decidiamo di riprenderci la normalità, quindi niente di eccezionale, semplicemente la normalità, la vita che ricomincia. Per fare questo abbiamo dovuto comunque personalmente mettere da parte tutto questo dolore. Il dolore lo puoi mettere da parte, lo puoi per un attimo lasciare lì uno spazio del, ma poi ritorna, perché comunque la rabbia rimane, la rabbia è frutto della cattiveria, cioè il fatto che noi ci siamo dovuti andare non per nostra scelta, no? Ti hanno mandato via. Io per 10 anni non ne volevo sentire parlare, non neanche a scuola con i miei nuovi amichetti. Tu perché dicevi che a Modena perché? Era un periodo molto difficile, appunto, quindi non volevo parlare semplicemente, però accumuli e poi esplodi, no? Ecco che poi questi 20 anni ho cominciato a chiedere. L'ho fatto un sacco di volte, però poi, come dire, le radici sono la vita, cioè la terra è importantissima, è fondamentale nella vita di una persona. Tu sai che comunque a Bovalino c'è un pezzo della tua vita, non puoi farne a meno, come lasciare perdere un pezzo di te. Ma tu quando torni ti senti come un turista o...? Mi sento chiaramente come una persona che non vive più lì, che ha un suo spazio, che si è ricreato un suo spazio in questo... E vivo i colori, vivo i profumi di quella terra, vivo di ricollegare le due cose. Io poi da giornalista, quindi 24 anni, 25 anni, faccio la mia indagine personale su quel fabbricato che c'è nell'edificio di mio nonno e scopro che attraverso alcune misure... Se volete andateci, costa almeno 180 euro, quindi non dite che vi mando io, che tanto non farò sconto. E io ci sono andato, ma ha pagato MTV, io faccio il ricco con i soldi di Telecom Italia. Anzi, mandate SMS così io posso attivare. Abbiamo un sacco di tempo. Beh, è quello che è sotto gli occhi di tutto, che hanno devastato un intero paese, un'intera regione, l'hanno saccheggiata, l'hanno devastata, hanno portato via un sacco di vite umane, di giovani. E che la fine è quella, insomma, che poi... Non parlare con me, parla con qualcuno. Esattamente, diciamo. È quella che poi fanno tutti, quindi il 41 bis, i bunker. In pochi riescono ad andare fuori da questa fine amara, sostanzialmente. E quindi quello che possono ancora fare è pentirsi, collaborare e permettere a tanti giovani di tornare in questa terra per renderla migliore. Questo è possibile. Tu pensavi che da grande saresti andato, tu avevi un periodo, da piccolo pensavi che saresti andato via? Cosa volevi fare? Quando eri piccolo cosa volevi fare da grande? Il pompiere fino a 6 anni, poi... Dopo gli incendi... Non so se conosco il pane di radicchio, però anche il pane di Bovalino è buono. Vabbè, noi caricavamo questa macchina di pane, poi arrivavamo a Modena e lo surgelavamo perché non riuscivamo a fare. Perché il pane in Emilia non è pane calabrese, c'è un'altra roba. Ma ancora oggi lo facciamo. Poi salami. Almeno dalle mie parti. Che non sono più buone. Sono grosse così, però. Noi ce le abbiamo piccole così. Ma quelle un po' con le rughe? Sì, anche. E quindi portiamo queste olive con il peperoncino. Ci trattiamo bene per quello che. Non mi ricordavo, sto ingannando il tempo. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Qualche domanda? Beh, vedo che ha colpito la mia conduzione. No, se c'è qualcuno alzate la mano che io vado avanti. C'era un'altra storia che forse ora storpierò il nome. Lollo Cartisano, sì. Che è un fotografo, era un fotografo. Era il fotografo di Bovalino. Un caro amico di famiglia, un amico di mio padre. Quanto tempo dopo è stato ucciso? 4 anni dopo. Lui viene rapito
nel 93, l'anno in cui io vado via, è stata l'ultima botta prima di partire. Viene rapito improvvisamente la sua casa al mare, è un rapimento strano perché lui non era ricco, dovevano prendere nulla sostanzialmente, e per 10 anni non si saprà più niente di lui, fino a quando arriva la lettera del carceriere, che dopo vari appelli, lì nasce tra l'altro Bovalino in quegli anni, il primo, grazie alla figlia di Lollò, il primo movimento antimafia di Bovalino. Questo è lì che mi sono sentito in colpa, perché evidentemente io però Bovalino libera. Ho concentrato tutto su Palermo, sulla Sicilia, e poi cioè alla fine Palermo e la Sicilia sta andando anche bene. E il fatto ma che... ti immagini il TG1 che veniva a Bovalino per vedere questo movimento? No, purtroppo no, che è sopra San Luca. Da quell'anno i familiari di Lollò fanno questo percorso, da sopra San Luca salgono, attraversano questi sentieri di Aspromonte, sono 5 chilometri, insomma l'andata, poi bisogna anche tornare. E si arriva sotto Pietracappa, dove poi si rimane lì, insomma, a fare una riflessione, è una processione laica. E anno dopo anno questa processione laica è aumentata, ci sono sempre più persone. Nel 2008 partecipo io, partecipiamo con l'associazione da Sud, con Libera, e ogni anno è sempre più grande, un fiume di persone, anche perché non avevo mai raccontato pubblicamente prima del 2008 la storia di mio padre, quindi, però lì ho trovato tante, c'era tra l'altro un altro Alfredo Borrelli, figlio di un carabiniere ucciso a Cutro, che anche lui decide di parlare, è come se mi avesse trascinato con lui, quindi decido anch'io di raccontare la mia storia, eravamo ancora in pochi, e da lì comincia un'altra storia, un percorso diverso, un percorso con le associazioni, con l'impegno con l'antimafia sociale. Però è lì, in quel luogo, per me è rimasto, è un luogo magico, nonostante sia un luogo di dolore, un luogo di resistenza, voglio chiamarlo così.